momento difficile perché i volumi sono scesi, è diminuito il consumo, perché culturalmente sono cambiate le abitudini, perché ci sono più importazioni di vini esteri. Il cambiamento di abitudini è legato alle nuove generazioni che hanno delle abitudini differenti nell'ambito del consumo di alcolici. Da un punto di vista di importazione, perché vengono importati dei vini che prima non arrivavano in Svizzera e adesso invece vengono portati al commercio in Svizzera a dei prezzi che sono più vantaggiosi di quelli che produciamo noi. Indubbiamente il prezzo ha la sua parte e il prezzo è legato a differenti elementi, prima di tutto il costo di produzione, che in Svizzera è alto, al fatto che si produce un vino più di qualità rispetto al passato e al fatto che per il vino svizzero dunque il consumo è inferiore perché il vino di importazione ha un prezzo più basso e dunque passa in certi commerci più facilmente. Poi è una questione di abitudini che dobbiamo cercare di cambiare presso le nuove generazioni, portandole ad apprezzare quel vino e quel tipo di bevanda che aveva un sapore e anche una tradizione che ci appartengono, ma che evidentemente non è a buon mercato. Il consumo responsabile è una priorità e questo è chiaro. Quello che noi dobbiamo fare è comunicare, spiegare bene come è fatto il nostro vino. Il settore vitivinicolo deve saper presentare bene la qualità e le caratteristiche del proprio vino, che sono qualità straordinarie, sono attenzione alla tracciabilità del prodotto, sono attenzione al tipo di coltura che sia ecosostenibile e fatta nel rispetto non solo della terra ma anche del consumatore. Il vino svizzero non è noto o è poco noto all'estero, ma perché non c'è mai stato bisogno di renderlo noto. Avevamo una produzione che veniva consumata in Svizzera. Stiamo lavorando, vogliamo lavorare molto di più in questa notorietà, sia perché lo merita il vino svizzero e anche perché la ricaduta all'interno di questa notorietà all'estero può avere un effetto boule de neige che è indubbiamente interessante. Per noi il bilancio è estremamente positivo e io spero che questa festa, che è stata straordinaria per la sua unicità, venga ricordata per l'evento che è stato e non per la questione finanziaria che francamente verrà risolta e verrà sistemata. È stato un evento veramente bello, io credo che la popolazione e chi ha potuto visitare la Fête des Vignerons ha potuto apprezzare, al di là di quello che poi sono stati gli effetti finanziari che verranno appunto gestiti in modo differente. Già adesso vengono fatte diverse iniziative come le cantine aperte, vengono fatte partecipazioni a degli eventi in cui vengono messi a concorso dei differenti vini in modo da poter presentare il successo di questi vini in modo pubblico e divulgarlo adeguatamente. Questo è un tema che stiamo già facendo e che dovremo intensificare nel futuro. Il Merlot ticinese è un Merlot che può confrontarsi agevolmente con tutti i vini a livello internazionale. Prova ne è che nei concorsi è stato premiato. Può agevolmente essere confrontato su una tavola con un Merlot francese della zona di Bordeaux e assolutamente non sfigura. Dunque è un vino che nei confronti anche nei concorsi ha ricevuto delle medaglie significative e dunque va apprezzato e va anche gustato per quello che può offrire.